Anche i grandi viaggi iniziano con un piccolo passo. Domenica 24 novembre si parte. Eccoci a Malpensa, un altro passo verso il Giappone, il check-in. Musica dal vivo anche all'aeroporto, sembra un buon viatico per il Teatro Regio. Ci stiamo per imbarcare. Panoramica di un Boeing 777 al risveglio. Dieci ore di aereo, siamo quasi per atterrare a Tokyo, siamo tutti un po' suonati, almeno io lo sono. Qui c'è il maestro Umberto Clerici, primo violoncello dell'orchestra. Molte volte in Giappone, sia come solista che con l'orchestra Teatro Regio, siamo già stati una volta. Quali sono le aspettative di una nuova tournée in Giappone? Beh, l'aspettativa prima è non fare un'intervista dopo 10 ore d'aereo. La seconda è cercare di fare un po' meglio delle altre volte, parlo personalmente. La terza è riuscire ad andare più spesso alle terme, alle onsen. E l'ultima è cercare di prendere il fuso orario il prima possibile, altrimenti è impossibile riprenderlo fino al ritorno. Questo lo speriamo tutti, grazie, in bocca al lupo, ciao ciao! Ciao! Siamo finalmente arrivati, stanchi ma felici, e con queste immagini di Tokyo si chiude la prima pillola di passione Regio Japan Tour. A presto, sayonara forse meglio, Paolo Giunti, Teatro Regio, Tokyo.